Io sono un grande amante di complotti, quindi nel momento che abbiamo deciso insieme a Tullio di scrivere un libro sui complotti mi sono sentito davvero a casa. La passione nasce un po' da forse dal luogo nel quale sono cresciuto, che è Torino, che di complotti ne ha regalati, ma soprattutto di realtà parallele o di sogni da svelare, sotterranei, alchimia, Graal, storie magiche in generale. Quello che riguarda invece la crescita culturale rispetto al complotto, mi sono affidato alla video di David Icke, uno dei più grandi sostenitori del complotto globale. Dopodiché mi è arrivata la passione per il Club Bilderberg, che è lo stesso che ha picchiato Borghezio, ve lo dico, quindi una cosa buona l'hanno fatta in tutto questo. E da lì insomma è una passione interessante, perché ti consente, al di là del gioco e al di là di mantenere un baricentro rispetto alle castronerie che ogni tanto si sentono, ti consente davvero di mantenere la mente un po' più accesa. Quindi è davvero realistico il fatto che quello che leggiamo sia la versione definitiva di quello che è successo, di quello che sappiamo. La scrittura a quattro mani con Tullio Avoledo è stato sorprendentemente semplice. Non so se perché fossimo predestinati o per altro motivo, però ci siamo trovati davvero molto bene. Nonostante la storia a cui abbiamo dato voce è una storia complicata e tutto, il flusso narrativo non è stato mai bloccato dalla mano mia o dalla mano di Tullio. Quindi, nonostante non ci siamo visti, in quello del terzo millennio, scritto quasi tutto via mail e via BlackBerry, ci siamo trovati molto bene. Ed il complimento più grosso che io ho ricevuto, penso, sostengo l'offesa più grande che ha ricevuto Tullio, è il fatto che non si riconosca qual è la mano che ha scritto che cosa. Durante la scrittura del libro la musica è rigorosamente d'accompagnamento, perché essendo una mente semplice non riesco a fare due cose contemporaneamente, quindi non posso sentire canzoni con una melodia e un testo e scrivere delle parole. Quindi mi sono dedicato alle mie passioni, che poi sono rimaste le stesse nell'arco degli anni per quello che riguarda il discorso strumentale, quindi Keith Jarrett, Craig Armstrong, Harold Budd, Brian Eno, quindi la proto ambient, tutto quello che ha segnato il percorso di musica d'ambiente. Quindi diciamo il contenitore migliore per potersi sedere e scrivere una storia. Durante la scrittura del libro il processo creativo ha creato dei momenti di imbarazzo, naturalmente, perché quando cerchi di immedesimarti nella storia che scrivi, se scrivi una storia gialla, una storia nera, comunque dove tante persone saltano in aria piuttosto che altro, un pochino ti viene, non ti dico che ti venga l'istinto omicida, però sicuramente attingi al lato scuro di te. È un gran bene questo venga completato semplicemente nella scrittura di una pagina con Word e non con una pistola in mano, però è inevitabile lasciare andare, se non altro a livello di sentimento e di io, un po' di quelle parti che tieni nascoste, quindi diciamo tutto l'odio piuttosto che la rabbia che tieni nascosta o che non è neanche tanto nascosta nei confronti di certi personaggi, che fuori a livello letterario.